Tre parole chiave per il suo impegno. Rete, prevenzione e presenza sul territorio dei vigili. Esatto. Più vigili sul territorio, meno in ufficio. È un obiettivo che molti suoi predecessori si sono posti, insomma, però ce n'è ancora bisogno? È necessario, io direi che se vogliamo garantire una politica efficace di controllo del territorio, è sicuramente necessario liberare la polizia locale da alcune incombenze di carattere amministrativo e garantire la presenza di queste potenzialità, di queste, diciamo, di questi agenti o di questi ufficiali sul territorio, cercando di prevenire, diciamo, fatti illeciti piuttosto che intervenire a posteriori. Come si ottiene questo risultato? Questo si ottiene razionalizzando sicuramente le risorse che abbiamo a disposizione, cercando di evitare duplicazioni, semplificando le procedure, mettendo in rete pertanto le risorse che abbiamo a disposizione in piena collaborazione con le altre forze dell'ordine. È dalla collaborazione che può nascere l'azione più E efficace. usando meglio anche le tecnologie. Usando meglio le tecnologie, penso al sistema di videosorveglianza che dovrà permetterci, diciamo, di monitorare l'intero territorio comunale per far sì che le forze dell'ordine tutte, vigili, polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza, possono intervenire dove effettivamente la situazione è più a rischio. Lei con Eliano è stato comandante. Io a Conegliano sono stato gli ultimi 3 anni prima di arrivare a Treviso, dirigente anche della Polizia Locale, come adesso qui a Treviso. Pertanto gli ultimi 3 anni di Conegliano li ho fatto come dirigente anche della Polizia Locale. Ho diretto però progetti altrettanto importanti nella materia della sicurezza e dell'ordine pubblico. Qui siamo su un'altra città e Qui altri siamo in un altro compiti. pianeta. Cosa porterà qua? Qui siamo in un altro pianeta, io porterò innanzitutto tutta l'esperienza che ho maturato in questi 23 anni di dirigente, l'esperienza che ho maturato nei 3 anni di dirigente della Polizia Locale a Conegliano e sicuramente, come dicevo prima, tutta la passione, l'entusiasmo, la voglia di fare bene le mie cose, e spero che rimanga un bel ricordo. Poi c'è l'ultima domanda, e poi c'è il tema delle lettere anonime, che qui stanno volando ancora al comando. Non è un argomento che mi interessa, assolutamente non lo prendo neanche in considerazione. Io spero di poter far bene il mio lavoro da comandante. La figura dell'agente cambia con l'evolversi del cambiamento della società. Oggi un tema scottante è quello dei migranti, dei rifugiati politici. Ecco, quali sono, insomma, i vigili diventano anche tutori della formazione. Come è cambiato e qual è la sfida che vi si presenta oggi? È pacifico, diciamo, che tutti noi non sappiamo fare tutto, sappiamo far bene alcune cose, solamente alcune cose. I vigili, per quello che ho potuto conoscere e notare, sanno fare bene, molto bene i vigili. È ovvio che di fronte a questa nuova realtà dobbiamo avere a disposizione persone che sanno entrare in sintonia con questo nuovo, con le persone che provengono da altre realtà, da altri stati, che hanno una loro cultura, hanno la loro formazione, hanno le loro abitudini. Lo strumento migliore per poter garantire, diciamo, questo rapporto positivo con le istituzioni può essere rappresentato dal coinvolgimento dei mediatori culturali. Mediatori culturali che dovranno essere conosciuti dalle istituzioni, formati. Pertanto dovranno partecipare a dei corsi di formazione che verranno organizzati sicuramente dalla Polizia Locale, ma non solamente dalla Polizia Locale, a mio avviso, per l'esperienza che ho, anche dalle altre istituzioni pubbliche che possono essere i servizi sanitari, la prefettura, la questura, altre istituzioni pubbliche che possono, diciamo, dare quelle informazioni, quelle conoscenze ai mediatori culturali, che diventeranno interlocutori privilegiati rispetto agli immigrati.